ci sono persone che sono dirette. È una bambina che vedono dei marocchini, degli immigranti attuali e prendendo spunto da questo poi ritornano e non raccolta di quanto invece ad emigrare la Romania. È un loro insegnante di lettere che oggi purtroppo non è potuto venire perché è in Toscana nel liceo Pezzettino. Certo che fanno proprio una brutta vita degli immigrati, nessuno li vuole, pare quasi che abbiano paura di toccarli. La gente è piena di pregiudizi nei loro confronti, dicono che sono sporchi, magari senza nemmeno conoscerli, e nessuno si pone il problema che per essere puliti bisogna avere una casa almeno. Perché gli immigrati non ce l'hanno una casa, e dove vivono allora? Molti di loro vivono in case abbandonate oppure in garage affittate al prezzo di appartamenti di lusso. Perché ci sono sempre di mezzi soldi, e oggi senza soldi non si può vivere da cristiani. Nonno, meno male che noi non dobbiamo andare via dal nostro paese per cercare lavoro, che le nostre case sono belle, calde e pulite. Siamo proprio fortunati noi italiani. Lo siamo diventati, Lisa, ma non è sempre stato così. Anche noi abbiamo dovuto lasciare le nostre case e andare lontano a cercare fortuna. E quando? Io non ne conosco italiani emigrati. I babbi dei miei amici stanno tutti a casa loro. È successo tanto tempo fa, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Si calcola che più di 10 milioni di italiani abbiano lasciato il paese. 10 milioni, ma è una cifra grandissima. Ci sono tanti paesi europei che non ce l'hanno nemmeno quegli abitanti lì. Un popolo, un vero e proprio popolo. E non tutti hanno fatto fortuna. E come partivano? Con le navi, anche loro con le navi. E il porto di Genova era l'imbarco preferito. Molti, ma non tutti. Ne sono andati un po' ovunque nel mondo. In Argentina, in Brasile, in Uruguay, ma anche negli Stati Uniti e in Canada. E poi in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Svizzera e perfino nella lontana Australia. E come si trovavano in quei paesi sconosciuti? La gente di là gli voleva bene. Hanno dovuto lottare e sopportare tante umiliazioni. Molti ce l'hanno fatta, ma altrettanti sono spariti nel buio della storia. Credi che avranno rimpianto l'Italia? Sarà stato il loro pensiero fisso fino al giorno della morte. È brutto dover vivere senza la speranza del ritorno. Nonno, emigravano anche i bambini. Certo, insieme alle loro famiglie e qualche volta anche da soli. Dei bambini da soli? Ma com'è possibile? Oh, è possibile, te l'assicuro. Venivano, come si può dire, affidati dai loro genitori a delle persone che li portavano a lavorare all'estero. Molti finivano a fare gli spazzacamini, altri venivano sfruttati per chiedere le elemosine. Chiedere le elemosine? Ma allora facevano come certi bambini stranieri che si vedono qui da noi vicini ai semafori. Sì, proprio così. E magari si accompagnavano con l'organetto, che la maggior parte dei musicisti girovani era di origine italiana. Beh, non facevano tanta fatica a chiedere l'elemosina e neppure a suonare. Oh sì, però dovevano dare tutti i soldi al padrone che magari li faceva vivere molti in una stanza sola, in condizioni igieniche spaventose, quasi come fossero bestie. E loro perché non si ribellavano? Io sarei scappata. È facile a dirsi, ma quando uno è in un paese straniero ed è un bambino non ha molta scelta. E anche se il padrone non gli piace, gli tocca a tenerselo stretto, che almeno così c'è un posto dove vivere. Ma nonno, se un bambino non può giocare, che vita è la sua? Nonno, ma allora emigrare è proprio una brutta cosa. Se ci sei costretto, è la cosa peggiore che possa toccare ad un uomo. Perché emigrare vuol dire perdere il legame con la propria terra, con la propria storia. Se invece lo scegli, può essere anche una bella soddisfazione. Sono in tanti quelli che lo scelgono. No, solo una minima parte. In genere si tratta di persone che non hanno bisogno di guadagnarsi la vita. Dunque, anche noi abbiamo fatto come i marocchini. Chi l'avrebbe mai detto? A scuola ce n'è uno, Habib, che tutti prendono in giro proprio perché è marocchino. Pensa che la stessa cosa è toccata ai figli degli italiani. Anche loro a scuola venivano presi in giro. Io però non lo prendo in giro, perché è un ragazzo come tutti gli altri. Anzi, è anche più simpatico, perché sa raccontare tante storie strane. Anche gli italiani sapevano raccontare tante storie strane. Eppure era proprio questo che metteva paura agli altri, che raccontassero delle storie diverse dalle loro.
come se temessero che le storie dei nuovi arrivati potessero sostituire le loro. E invece le storie degli uni non sostituiscono mai quelle degli altri, tutt'al più si fondono con essi. Del resto il mondo va avanti così da millenni. Assurdo pensare che esistano storie che sono rimaste identiche nel tempo. Un giorno in autobus ho sentito un signore che diceva che non dobbiamo mescolarci con tutti questi stranieri, sennò poi non saremo più italiani. Tu cosa ne pensi, nonno? Io credo che chi ha paura di mescolarsi con gli altri abbia paura di se stesso, della sua poca convinzione. Sennò capirebbe che quanto più uno conosce gli altri, tanto più riesce a scoprire aspetti della sua storia che prima gli erano sconosciuti. Come a dire che la diversità non fa altro che rafforzare l'identità. Che cose difficili mi racconti, nonno. Non riesco a capirle, però una cosa l'ho capita. Se sono disposta ad accettare gli altri, poi sto meglio anch'io. Allora hai già capito tutto, Lisa. Forse se molti adulti prendessero esempio da voi ragazzi, le cose andrebbero sicuramente meglio. C'è un problema però. Questo sì è difficile da risolvere. Purtroppo anche voi diventate adulti. Io vorrei che il tempo si fermasse e che restassimo sempre come siamo. Io vorrei che tutti ci ricordassero che cosa siamo stati un tempo. Andiamo, nonno, si è fatto tardi. Sì, piccola, a casa ci aspettano. Grazie. Prima di tutto mi scuserete perché io sono 74 anni che non parlo italiano, così che farò degli errori. Ma mi faccio coraggio. Io appartengo a una famiglia di emigrati e tanto, come dite, anche da noi quando arrivavano gli italiani, se quelli là sono sporchi, sono ignoranti, abbiamo passato tutti gli emigrati questi disagi. Io mi chiamavo Luciano e in Argentina il nome quasi era sconosciuto, così che mi sentivo un po' discriminato perché tutti dicevano che nome è, da noi si pronuncia Luciano, era quasi sconosciuto, adesso invece è più diffuso. Insomma, quello che voglio dirvi è poche parole. L'emigrato, il primo emigrato da Mornese è stato mio nonno, che andava in Argentina facendo un'immigrazione che si chiamava Rondini, o Londrina là. L'immigrazione Rondini voleva dire che d'inverno prendevano una nave a vela, viaggiavano 3 mesi per arrivare a fare la raccolta in Pampas Argentina. Finito quello, ritornavano alla bella stagione in Italia per fare anche la sua raccolta. Quello era il sacrificio che facevano quelli nostri antenati per poter dare alla sua famiglia un modo migliore di vita. Sapete che l'immigrazione non è solo per ragioni politiche o per ragioni economiche, a volte religiose. Gli Stati Uniti si è fatto appunto di un'immigrazione religiosa. E tutte queste ragioni spingono a andarsene via, ma sempre il tema dominante dell'emigrato è la nostalgia. Ogni emigrato sente una nostalgia permanente, fuori dalla sua casa, dalla sua terra, dei suoi posti. E la nostalgia è una bella parola, ma si sente dentro e fa male. In certo senso, mia mamma parlava tutto il giorno di Mornese, che lui galea meglio Mornese quella che ha un mattino in Argentina, questa mediosa invece quella là. E così si faceva una vita così legati sempre alle radici dove sono nati. Mia mamma è nata qua in Castello, mio nonno lavorava a Castello, così che ci diceva che stava molto bene lei in Italia, perché in Castello mancava niente, avevamo la farina, dicevano quelle cose come se fossero veramente un dono,
avere tutte quelle cose. Insomma, perché la mia famiglia è stata degli emigranti? Perché il mio nonno ha fatto quello lì e l'emigrato partiva sempre pensando che faceva i soldi e ritornava una volta dai suoi. E questo è successo in quel primo caso. In che anni, scusa? Nel mio nonno partiva verso 1880. Poi in Argentina ha avuto figli, mio babbo era argentino, nonostante ha fatto la guerra in Italia del 14, perché là non si pensava nemmeno che fosse argentino, era figlio di italiano, era un italiano. Così che poi non hanno ritornato con i suoi 7 figli, li ha fatto studiare qua, che era impensabile in un altro momento di poter fare studiare i bambini di una famiglia di 7, ma come aveva fatto quel mucchio per poter ritornare a fare studiare, e subito è ritornato. Lì è cominciato quella storia dell'immigrazione della nostra famiglia. Poi mio papà, che era già qua, aveva 30 anni, nell'anno 28, la situazione economica non era molto buona in Italia, è ripartito in Argentina. Ha portato sua moglie e suo figlio, che ero io, avevo 3 anni, sono qua. Penso che più di qua la suora, credo. Questo non ha nessuna connotazione politica, voglio dire, sì, però, perché ero vanilla lì, ma non sapevo nessuna cosa. E allora, continua, la faccio breve così potete scappare. È continuata la storia dell'immigrazione. A Buenos Aires c'erano tanti mornesini, si ammucchiavano a casa nostra a parlare sempre di Mornese, delle cose che c'erano qua. E tante aneddote ricordo di quello che si è tagliato un dito perché era su un carretto, e quando è apparso la prima macchina senza cavalli, che era l'automobile di oggi, ci è rimasto col ci dicevano molto, perché è saltato dal carretto, ha lasciato il dito là, e uno veniva dietro, dice: guarda che hai lasciato il dito, guarda che ha un coro senza cavallo, un diopo. Così facevano quelle storie, quelle aneddote che si contavano a casa mia in cucina con tutti i mornesini. E la storia dell'immigrazione è continuata, perché poi siamo rimasti in Argentina, abbiamo fatto tutti una famiglia. E finisce la storia con gli ultimi immigrati, che sono i miei nipoti, nati in Argentina, e che la vita li ha portati un'altra volta. Adesso sono a Novara, sono qui presente. Allora, come vedete, siamo ammalati di immigrazione. Il mio nonno è partito, il mio padre è partito a sua volta in Argentina, mia figlia è ritornata in Italia come immigrante, e la nostalgia ce l'hanno adesso i miei nipoti, perché loro sono argentini e hanno la nostalgia del suo paese, sebbene adesso sono già integrati in Italia, hanno studiato qua, e penso che sono felici di essere qui in Italia. E se non volete farmi morire di un colpo di cuore, perché questi giorni ho preso tante di quelle sorprese, grazie a Martinengo che mi ha preparato anche le fotografie. Questo è stato un hobby per me, soltanto per divertirmi, e sono tanto grato di dire che non pensavo mai che per via di questo hobby oggi sono a Mornese, e devo ringraziare che tutta questa accoglienza che mi avete fatto. Grazie, e ci rivedremo un'altra volta.
Borghese. Ringraziamo le scuole che hanno fatto questa iniziativa molto bella e abbiamo anticipato questa iniziativa con la presentazione, la manifestazione ufficiale, proprio perché oggi ci sono le comunioni e quindi i bambini devono andare dai loro fratelli o dai loro amici per partecipare alle comunioni e è stata una sorpresa per noi che è gradita. L'amministrazione comunale con entusiasmo ha accettato quando il signor Martinengo mi ha chiamato, ha partecipato a tutte le manifestazioni che si sono svolte in Alessandria sia venerdì pomeriggio che ieri. È stata una manifestazione molto bella alla presenza del prefetto, del vicepresidente della provincia, dell'assessore Cavallera, del sindaco di Alessandria, quindi è una manifestazione diciamo molto importante e Luciano ha vinto un premio che insomma, ha una grossa importanza. Questa manifestazione è patrocinata dall'UNESCO, abbiamo il qui a Mornese, è un'occasione bellissima, siamo riusciti a portare il rappresentante dell'UNESCO a Mornese, Zatta. È un diciamo grosso orgoglio per noi, per Mornese, avere la presenza del rappresentante dell'UNESCO. Fra poco arriveranno gli altri invitati, è una manifestazione in una doppia fase. A Luciano chiederò poi di fare il suo intervento anche con gli altri. Purtroppo diciamo, avevamo queste esigenze, non potevamo rinunciare alla presenza di tale scuola, avevamo parlato di sabato, solo che sabato Luciano aveva degli impegni, di pomeriggio alle 3 diciamo, c'era questa la manifestazione, quindi non si poteva e ci è spiaciuto fare l'incontro con le scuole, alla scuola, sabato. Io spero che si venga ancora e ne farò fare in giro. Do la parola un attimo alla... Io non vi trattengo più di tanto, ho capito gli impegni che avete ed è giusto che tale sia il movimento della situazione. Io sono stato all'UNESCO incaricato di missione, voi sapete che l'UNESCO, i vostri insegnanti penso che abbiate detto questa organizzazione internazionale per gli scopi di finalità. Sull'altezza professionale dell'amico Luciano non sono all'altezza di poter giudicare, se non apprezzare la comunità. Abbiamo l'opportunità di fare il viaggio in macchina assieme e abbiamo scambiato alcune impressioni. Vorrei solo toccare un punto ed è quello della emigrazione. L'emigrazione si è sviluppata in modo particolare dopo la prima guerra mondiale e questa è stata una grande terra di emigrazione, come è stato il Veneto, come è stato il Friuli. Questi nostri emigrati partivano con senza sapere molte volte dove andavano, con la valigia di cartone legata con uno spago e con tutta l'incertezza molte volte di dove andavano. La nave partiva, stavano dei mesi, chi ha fatto fortuna, chi almeno non ha fatto fortuna. Però hanno sempre mantenuto, e qui mi ricollego a una frase che ha detto il mio Luciano proprio là, un concetto che è fondamentale, la nostalgia della propria patria. Qui è un concetto che io desidero sottolineare, perché anche l'attuale nostro ministro dell'immigrazione,
sta impostando tutta la sua attività nel girare il mondo per trovare i circoli, che sono i circoli degli emigrati, che sono talmente attaccati tra di loro, un giorno sono talmente attaccati tra di loro, ed è giusto che lo sia così. E pertanto questo fatto della nostalgia deve essere lenito un po' nel tempo, un po' con la voce. Attraversiamo un'altra fase in questo momento però, che è prevalente, specie nei nostri paesi, il fatto della immigrazione rispetto all'immigrazione che c'è stata in passato. Voi vedete, i cosiddetti immigrati che molte volte qualcuno di noi trascura perché è nero, perché là, si trovano in condizioni non di banale, ma perlomeno tali, per cui l'Italia, per esempio, adesso è una nazione che accetta moltissimo gli immigrati, non mi riferisco agli slavi, eccetera, gli immigrati di colore, eccetera, eccetera. Quindi vorrei chiudere per un bar del tempo il fatto dei nostri immigranti in quegli anni, un fatto di fronte al quale abbiamo tolto tanto il cappello, di avere la nostra stima, perché hanno saputo portare nel mondo i principi fondamentali della nostra missione, con il lavoro, con la serietà e con l'impostazione che i ragazzi hanno avuto di partenza. Chiudo, vi ringrazio e buona giornata. Thank you.
La terza è arrivata una iraniana che ieri era c'erano belgi, sei troppo alto, ma pensa che sia di...
Vieni Alberto, vieni vicino al sindaco. Allora, chi parla davanti e chi non parla un pochino dietro, perché sennò dovrei andare troppo indietro io e non riesco a... Siamo noi. Esatto, un pochino, mezzo metro indietro. Allora, parlano due persone. Cecilio Rosso.